Seconda vittoria consecutiva per il Basket Club Irpinia, la formazione biancoverde, dopo il successo arrivato contro la Viss Reggio Calabria, piazza il bis nel derby contro la New Basket Caserta. Formazione che si è imposta con il risultato di 70-89, vittoria che porta la firma tra le tanti di Carbis ad ore di 29 punti al referto. A fare il punto sulla stagione è il tecnico della società biancoverde, Alessandro Marzullo. Per ora l'annata diciamo, è sufficiente, sicuramente continueranno comunque senza di me a avere ambizioni di arrivare almeno ai playoff. Adesso questo traguardo è matematicamente ancora raggiungibile, ma sicuramente molto difficile perché dobbiamo recuperare due partite, più lo scontretto a sfavore, dobbiamo recuperare tre partite su Benevento, che è la squadra che ci precede, sulle sei che ne rimangono, quindi sarà chiaramente un'impresa molto ardua. È chiaro che fare bene di avviare la promozione, però non è andato nella direzione giusta. Se poi andiamo ad analizzare le varie vicissitudini che abbiamo passato con Linton Johnson, forse il giocatore più rappresentativo della squadra, che praticamente ha saltato tutte e quattro le partite con le squadre, quelle che abbiamo perso, con le squadre migliori, veramente Ischia. È un altro paio da giocare, non in condizioni fisiche, cioè fuori non sappiamo se riuscirà a rientrare prima della fine del mese di maggio. Analizzando questa situazione, per altri possiamo dire che abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, insomma. Quanto è stato difficile riprendere dopo un lungo stop? È stato molto difficile, non tanto per noi allenatori che alla fine vuoi dire, non andiamo in campo fisicamente, ma per i giocatori, mi sono reso conto per tutte le squadre, ma soprattutto per una squadra che magari ha tanti giocatori non giovanissimi come la nostra.